Luca Ricci, siamo a commentare una sconfitta dopo quattro risultati utili, un passo avanti e un passo indietro per la squadra. Sicuramente il risultato è un passo indietro perché sono partite nelle quali l'importante è il risultato perché sono scontri diretti, quindi la sconfitta da un certo punto fa male, da un certo punto di vista. Dall'altro comunque la squadra sta continuando il suo percorso di crescita, quindi dispiace, però penso che abbiamo un'idea chiara di gioco e stiamo crescendo. Dispiace solo per il risultato oggi, chiaramente. Immeritata, era una partita da pari, peccato. Nel recupero 10 contro 11, la Pistoiese continuava a attaccare, a credere nel pareggio, che sarebbe potuto anche venire, no? Sì, ripeto, è stata una partita decisa su un episodio in un campo difficile nel quale la Fermana costruisce ogni anno la salvezza del proprio campionato, quindi e su questo eravamo pronti. Siamo stati un po' forse poco cattivi, poco concreti in certe situazioni che poi sono risultate decisive, sia in fase di possesso che di non possesso. È una partita giocata alla pari, questo sicuramente. Sì, poi in 10 contro 11 comunque mancavano ormai 20 minuti, quindi comunque la partita era indirizzata verso la Pistoiese, tutta ribaltata in avanti per ottenere il pari. Meritavamo qualcosa in più, però il risultato dice questo e guardiamo avanti, continuiamo a lavorare. C'è stato un episodio su Stiepo vicino area. Vabbè, è difficile commentare, nel senso che è un chiaro episodio del direttore di gara, succede, io sbaglio tante volte, però quando sbaglio lo ammetto e bisogna anche ammettere l'errore chiaro, soprattutto al 95esimo. È rigore solare. Purtroppo, vabbè, guardiamo avanti, cerchiamo di non limitarci comunque a un episodio no, e guardiamo avanti. Dall'alto della tua esperienza, questa battuta d'arresto può incidere sul morale della squadra? No, perché siamo costruiti per soffrire, perché siamo partiti un mese e mezzo dopo gli altri, quindi essere qui oggi e recriminare per una partita giocata alla pari è già un buon segnale, perché un mese fa ci davano tutti per morti, nell'ultimo mese invece siamo stati la squadra che, tolte le prime quattro avanti, ha fatto più punti, quindi noi dobbiamo guardare avanti e lavorare. Ora abbiamo l'Entella che è una squadra di prima fascia, ma stiamo parlando di Serie C e i punti si possono fare con tutti, quindi il nostro percorso continua assolutamente, siamo in scia. È un campionato molto livellato dal quinto posto in giù, quindi non dobbiamo assolutamente preoccuparci. Vista la particolarità del campo, quanto questo credi che possa aver giovato o comunque inciso sulle prestazioni dei suoi compagni, soprattutto sui più giovani? È un campo, passatemi il termine, un po' stile sud. Fermo è così, ci ho giocato già diverse volte, sono sempre state partite difficili, non ci ho mai vinto. È un po' la caratteristica di questa squadra, non c'entri male, è una squadra che ha grande agonismo, cattiveria, anche il fattore ambientale incide. Poi noi, i miei compagni, hanno fatto la loro partita, semplicemente dovevamo essere tutti quanti più cattivi sull'episodio, quindi non è un discorso di giovani o vecchi, è questione di essere un po' più pronti in certi tipi di sfide. Grazie.